Si è svolta in Fiera Rimini dal 12 al 14 ottobre TTG Incontri, la più importante fiera italiana sull'industria turistica, un settore che vale nel nostro paese con il suo indotto oltre 170 miliardi di euro, il 10% del PIL, e dà lavoro a 2 milioni e 700 mila lavoratori. Fra le varie realtà espositrici abbiamo incontrato il dottor Orazio Frigino, presidente dell'Associazione Marittima Italiana. È una realtà che è nata da 15 anni a questa parte, ci siamo dedicati solo ed esclusivamente al volo idro, con un po' di esperienza alle spalle avuta in Centro Sud America, quindi abbiamo cercato di portare qualcosina anche dalle nostre parti. Al di là del volo ludico sportivo e quindi lo sport in essere, stiamo cercando di fare in questo momento sistema con operatori turistici specializzati nell'ospitalità e nell'incoming, e avendo vissuto alcune esperienze in giro per l'Italia su aerosuperfici, campi di volo dove si fa accoglienza, ma secondo me non abbiamo ancora raggiunto uno standard qualitativo europeo, modo di sì di fare un'ospitalità adeguata alle esigenze di un turista che viene in volo, abbiamo pensato di coinvolgere già delle persone preparate che possono dare questo tipo di ospitalità, possono offrire un fazzoletto di terra, un 500, un 800 metri di pista, oppure un idrobase, un pontile semi preparato con uno specchio d'acqua per l'involo all'ammaraggio. Questa cosa ha avuto dei buoni risultati, ci hanno chiamato all'Overe, ci hanno chiamato sul lago di Caccamo e Gerosa nelle Marche, ci hanno chiamato anche in Basilicata, Taranto, Castel Volturno, gli operatori veramente contenti, quindi a questo punto stiamo cercando di fare rete, avremo un convegno, vi avremo ospiti sicuramente anche voi con la vostra stupenda televisione, insomma, per poter divulgare con l'apporto di noi tutti quello che è veramente il volo, poi lei sa qualcosa già di volo, quindi quello che si può insomma fare con un 500 metri di pista che ti porta in giro per il mondo, 500 metri d'asfalto non vai da nessuna parte. Convegno nazionale Idrobasi e Avio Resort, raduno di idrovolanti, 16-21 novembre, Club Bella Vista a Gallipoli. Sì, noi abbiamo cercato di fare questo convegno, ma che sarà, se entriamo nei dettagli, una tavola rotonda, un tavolo di concertazione fra questi operatori, noi esperti del volo e le realtà territoriali, coinvolgendo anche le peculiarità del territorio insieme agli operatori dell'enogastronomia e anche della vinicoltura, degli olifici, l'artigianato, la carta pesta, cioè qualsiasi cosa che possa ruotare intorno ad una struttura ospitante, il turista che viene in volo vuole capire, vuole sapere se c'è anche una bici da andare in giro a fare un percorso lento e conoscere il territorio. Questo convegno dal 16 al 21 non sarà solamente 4 giorni di convegno, ma saranno degli educational. Stiamo cercando di portare opinion leader, blogger, operatori del settore, piloti, gestori di aviosuperfici per poter condividere insieme alcune idee innovative che possono incidere eventualmente su ogni territorio di competenza, e quindi un education affiancandolo con un finale ad un convegno dove tutti quanti cercheremo poi di mettere su un protocollo d'intesa, diciamo un fatto d'accordo con tutti quanti da poter poi naturalmente volare insieme. Io vorrei salutare anche Centro Volo Nord, che Gianni Bonafini per il Lago di Lovere, Cesare Rossi per quanto riguarda l'aeroclub del Fermano, Aquile del Fermano, che è un nostro partner iniziale di questo supporto, e anche Caroli Hotel che ci ha dato un forte supporto a questa iniziativa ad essere presenti in fiera, perché come lui, come operatore turistico, ha pensato bene di portare anche questo aereo in piscina, insomma, che non è stata un'impresa semplice.